Uomini e donne, anticipazioni. Scelta di Carola riceve la dichiarazione d'amore. Registrata la scelta finale di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Martedì 7 marzo c'è stata l'attesa registrazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Caratterizzata dalla scelta finale del tronista romano presente nel programma dallo scorso mese di settembre. Un percorso fatto di alti e bassi con le due pretendenti Alice e Carola, che da diverse settimane si giocavano il tutto per tutto in attesa di scoprire la decisione conclusiva del tronista di Uomini e Donne. L'appuntamento con la registrazione di Uomini e Donne di martedì 7 marzo era uno dei più attesi dell'intera stagione del programma. Dopo diversi rinvii per il tronista Federico Nicotera è giunto il momento di congedarsi dalla trasmissione di Maria De Filippi e svelare così il nome della ragazza con la quale intende costruire un percorso fuori dallo studio televisivo. Alice e Carola sono state le due ragazze che hanno partecipato alle riprese di questo pomeriggio. Ebbene, le anticipazioni sulla scelta finale, diffuse in rete da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Federico ha scelto Carola. La pretendente 21enne ha conquistato il cuore del tronista romano, che questo pomeriggio si è lasciato andare a una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti nei suoi confronti. La reazione di Carola non si è fatta attendere, la corteggiatrice ha risposto con un sonoro e deciso sì. E in tal modo ha dato il via a questa nuova storia d'amore che proseguirà fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Una scelta che in parte era già nell'aria, dato che nel corso delle ultime registrazioni del talk show pomeridiano di Canale 5 il tronista aveva mostrato uno spiccato interesse nei confronti di Carola. Un comportamento che aveva in parte amareggiato Alice, l'altra pretendente, la quale sentiva che non sarebbe stata la scelta finale. Grande amarezza per tutti i fan social di Alice, che in questi minuti stanno commentando negativamente la scelta finale del tronista. In tanti sostengono che Federico abbia preso in giro Alice durante le ultime settimane di questo percorso. Dato che ormai era palese a tutti il suo interesse nei confronti di Carola. Poteva terminare prima il suo percorso, piuttosto che prendere in giro Alice in questo modo fino alla fine. Un comportamento davvero sgradevole, ha commentato un utente di Uomini e Donne sui social.